Signor Antonio Morabito, lei non ci sta a questo cambio di questa via, di questa piazza. È questa piazza che è stata inaugurata da me, Benedetta, nel 2003, insieme all'allora sindaco Giuseppe Scopelliti. È stata ideata già dal 1995 circa con il sindaco Italo Falcomatà. Abbiamo fatto un giro dove qui c'erano le baracche ancora dopo il terremoto e dopo la guerra del 1943. Quindi è stato fatto un lavoro molto minuzioso, meticoloso, e pensi che allora non c'era neppure il Consiglio regionale, non c'era neppure la Chiesa l'ho dovuta riprogettare, riformulare secondo l'attuale, diciamo, consistenza che lei poi vedrà. E quindi in pratica la piazza rappresenta l'agorà per un quartiere, il quartiere di Tremolino, un quartiere storico, che però quando sono arrivato io nel 1987, sono stato per 24 anni parroco costruttore, e riprogettazione della chiesa e della casa per anziani Giovanni Paolo II al tempo del 21° congresso eucaristico. Quindi non è solo una cosa, si è realizzata tutta un'opera consistente, compresa la piazza della Consegna che si è diciamo, all'angolo di via Cardinale Portanova con il corso Garibaldi. Quella l'ho voluta anch'io, ideata, ed è stata appunto ripresentata dalla seconda circoscrizione che poi è stata collocata proprio in questa zona. Quindi ben 18 appartamenti sono stati ideati da Italo Falcomatà e poi inaugurati nell'epoca di Scopelliti. Quindi in pratica c'è il concorso di almeno 3-4 sindaci, il sindaco Lipuò con Agatino Licandro per quanto riguarda la donazione di ben 4 miliardi alla diocesi di Reggio Calabria, da me rappresentata allora per la casa per anziani e la chiesa del Santissimo Salvatore, con delibera del 1989. E soprattutto accoglie i poveri della città, sono ben 27 i poveri che ci sono e che sono accolti da rette minime, diciamo con pensioni minimali, dalla Caritas diocesana che è titolare attualmente della casa per anziani Giovanni Paolo II, voluta dall'allora vescovo Monsignor Aurelio Sorrentino per il 21° congresso eucaristico nazionale in Italia, che si è svolto dal 5 al 12 giugno 1988. Io rappresentavo la mia fetta, diciamo, di quartiere, perché allora la donazione che c'era del terreno donato dalle suore di Don Orione all'arcivescovo. Quindi c'è la casa per anziani, c'è la chiesa nuova, c'è questa piazza del Santissimo Salvatore, quindi non si capisce bene perché questa piazza ha una nuova denominazione. Ecco, qui non voglio entrare naturalmente nel merito del nome, perché il nome era una persona di Nisse, una persona anche a me, diciamo, cara, ma soprattutto alla città. È stato un prefetto di livello nazionale, prefetto del SISDE, prefetto, viceprefetto, capo gabinetto di Reggio Calabria per almeno 20 anni, e quindi diciamo una vita passata per le istituzioni, dedito totalmente. Quindi lei non ci sta a questo cambiamento di questa via, di questa Ma piazza? assolutamente no, prima di tutto perché era stata da me benedetta, inaugurata nel 2003 come piazza del Santissimo Salvatore. Allora abbiamo resistito anche ad altre denominazioni, avevo raccolto ben 500 firme, abbiamo avuto, diciamo, l'occasione anche di inaugurare e benedire ben 267 appartamenti nel rione San Giovannello. Io sono stato promotore di un'intera rinascita di questo quartiere. E quindi non è assolutamente possibile. Quindi sia la toponomastica che il sindaco hanno fatto un errore grossolano che devono riparare ripristinando l'antica origine del Santissimo Salvatore.